primi 10 minuti loro sono partiti forte, quindi mettiamole in mezzo, la verità. Poi dopo però la partita l'abbiamo ripresa direi bene, anzi forse qualcosa di più di bene. Peccato non averla vinta, però secondo me è un buon passo in avanti che la squadra ha fatto. All'inizio del campionato partivamo noi forti, oggi nelle ultime due partite siamo partiti non proprio bene. Ci sta, dobbiamo lavorare per non commettere più questi errori. È importante capire che bisogna approcciare le partite con calma, che non è questione di atteggiamento, è questione proprio di calma. E soprattutto quando andiamo fuori casa dobbiamo avere la lucidità e la tranquillità di giocarci le partite sin dal primo minuto. Mancando Ilari, da una parte avevamo Costa Ferreira, dall'altra parte ho preferito un giocatore che attaccasse di più la profondità, perché giocando fuori casa credevo che loro venissero con il baricentro un po' più alto, quindi io pensavo che ci sarebbero stati maggiori spazi in profondità, quindi ho preferito un giocatore di maggior profondità rispetto al giocatore più tecnico, che ho visto che da quella parte soffrivamo. Quindi avevo la percezione che avremmo preso il secondo gol e per questo ho fatto quel cambio, che rispostando di Akite centrale e Lasic in fascia abbiamo ritrovato un po' di equilibrio e poi non abbiamo più sofferto. Quindi è stato un cambio perché proprio per prevenire, per evitare di prendere il secondo gol, e è andato bene come cambio. Mi riporto sicuramente il fatto che questa squadra è forte. È un punto importantissimo per noi. So che tutti vorremmo vincere, ma non è sempre facile. Quindi io mi riporto un punto che... Scusa, mi riporto una prestazione che secondo me è di alto livello. Ci riportiamo la consapevolezza che questa squadra è forte. Ci riportiamo il fatto che dobbiamo demonizzare questa paura iniziale, soprattutto fuori casa. E dobbiamo capire come demonizzarla, nel senso come avere un giusto approccio anche fuori casa. Quindi mi riporto cose positive, perché la squadra secondo me ha dimostrato di essere una squadra forte, e mi riporto delle situazioni su cui lavorare, e quindi sullo stato d'animo della squadra, perché se è a tecnico oggi bisogna ammettere che bisogna lavorare da quel punto di vista.